Ci troviamo allo stand di Rastall e siamo qui con Mara Ferri, Business Development Manager. Buongiorno. Buongiorno. Vedo che avete portato la vostra vasta gamma di prodotti, quindi se ce ne vuoi parlare. Allora, abbiamo in fiera, in esposizione, tutta la gamma per la birra artigianale, per il craft, che per noi è uno dei punti di eccellenza. Non posso dire che abbiamo delle novità specifiche, ma quello che mi sento assolutamente di dichiarare è che abbiamo una gamma, come vedete alle nostre spalle, che copre tutti gli stili e su quello stiamo puntando, perché avere una gamma completa e sempre disponibile per i nostri clienti è quello che fa veramente la differenza. Visto appunto la vostra grandissima disponibilità di prodotti, ti chiedo come è andato il 2022, come si è chiuso l'anno e quindi di conseguenza anche quali sono le vostre prospettive, i vostri progetti per il nuovo anno. Allora, il 2022 si è chiuso molto bene perché il mercato è un mercato frizzante, c'è la voglia di stare fuori casa, c'è la voglia di socialità e questo si traduce in un consumo di bevanda che sostiene quello che è anche il nostro mercato, perché comunque noi ci rivolgiamo ai birrifici. Nel momento in cui il birrificio ha una buona produzione di prodotto, tende ad acquistare il vetro per promuovere il suo prodotto ai suoi clienti. E in questo senso noi abbiamo cercato di supportare al meglio il periodo, che è comunque un periodo molto complicato, perché il mondo del vetro ha passato, a causa dei problemi energetici, a causa della mancanza di materie prime, delle situazioni complicate in cui trovare il bicchiere non era sempre scontato come magari era in passato, e allo stesso modo c'è stata un'esplosione dei costi che non è stato facile contenere. Cosa vediamo per il 2023? Il 2023 lo vediamo un po' come l'anno delle conferme, ovvero abbiamo tanti clienti che hanno cominciato a lavorare con noi nel 2022, che hanno apprezzato il supporto che gli abbiamo dato e che hanno rinnovato la fiducia, e quindi lo vedo come l'anno della conferma, dove il fare squadra fa la differenza, e in questo noi speriamo di esserci sempre. Benissimo, ce lo auguriamo, ve lo auguriamo, e allora vi facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie.